suo rapporto con il sesso, quale ah, buongiorno, buonasera e passi. Eccoci qua Giovanni, chi ha la fortuna di vedere la versione video di questo podcast starà pensando... Che abbiamo fatto, diciamo che già abbondante avete spoilerato. Che abbiamo fatto i denari e invece no, o che siamo in un istituto di cura mentale. No. Oppure che ci hanno internato. No, magari. No, possiamo dirlo, dico io, lo dici tu. Ma diciamolo insieme. Abbiamo l'onore di ospitare oggi grande personaggio richiestissimo. Eccolo là. L'uomo dietro Ernesto Afforia, l'uomo dietro i Gypsy Fint. Cari amici e cari amiche, possiamo dire Ernesto Afforia. Peppe Maiulli. Sono in veste di... Cioè sono l'autore di Ernesto Afforia. Ernesto è impegnato a Bruxelles, sta facendo il quadrangolare di Calcio. Buonasera, a che ora va questa cosa? No, e diciamo, poi valutiamo noi perché va su YouTube. Allora, buon quello che volete voi, insomma. Buon tutto. Ho fatto la mia entrata incicocchiata. Dobbiamo dire... Bene, grazie per averci seguito, vi aspettiamo alla prossima puntata. Abbiamo un ospite nell'ospite, però. Esatto. Caro, io sono una matriosca. Caro Peppe e caro Andrea, abbiamo un ospite nell'ospite, questa è una matriosca. Che studi siamo? Siamo nei fantastici studi, amici, non ci crederete, ma siamo negli studi di Telecapri. Quello vero. Quello vero. Non quello pezzotto. Qual è quello pezzotto? Noi siamo noi pezzotti. Noi siamo i pezzotti. Vabbè, ma questo è lo studio originale. Bene. Allora Peppe, come va? Come stai? Bene, sono molto contento, sono venuto con la Vespa per non trovare il traffico. Pure io. Io schifo la macchina perché il traffico mi fa diventare biondo e riccio. Io del riccio, lo devo fare pure io, cioè, insomma, è una bella capigliatura. Vabbè, io quando Ernesto Afforia si impossessa a livello diabolico di me, io divento biondo comunque, insomma. Sì, infatti. È un po' di così. Ma prima che si impossessasse, tu hai avuto degli inizi come musicista? Sì, allora io praticamente come musicista iniziamo, c'era una volta. Quanti ora più? Vabbè, io nasco come rockman, facevo rock e blues, con una band, sai, quelle band degli anni 70, capisci a me, Capello, quando tenevi Capillo, e mi sono divertito molto. Diciamo che questo ha segnato molto la mia scelta poi, perché io parto dal presupposto che la follia deve essere suffragata comunque da una base importante, sennò per di tutti, cioè suonare un mandolino blin 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 e fare una cazzatella non va bene, con tutto rispetto per i mandolini. Più sei folle, più devi essere sinfone, credibile, devi essere... E l'apoteosi è la derisione. Sto facendo lezione oggi. Oggi siamo proprio alzando i livelli, tipo lezione Pegaso la notte. Di Telecapri. Allora, dunque, e quindi io nasco come tastierista, un po' alla... che ti posso dire, ai quei gruppi partiti, tipo di io mi ispiravo molto ai Deep Purple. Avevo questa band, quattro io eravamo organo e tastiere, chitarra, bass e batteria. Come si chiamavano? Il mondo attraverso una goccia. I Maug, il mondo attraverso una goccia. Cioè io entrai in un secondo momento perché prima c'era un altro tastierista, poi subentrai io, poi convivevamo tutti e due insieme, fu una cosa proprio una cosa... Sì, ma, e suonavamo in uno scantinato dove io abitavo a Via Orsi, una delle traverse di Piazza Medaglie d'Oro, e andavamo a fare musica nello scantinato di uno di lui, sette strumenti, e ci stavo Don Peppi il portiere, poverino che era vittima, perché... Quelli, gli abitanti normali, che allora lui ci spegneva la luce, però il batterista, pur di andare a quasi, tu non so che quella non la potevi spegnere, che no, aiuto, siamo cresciuti così scapoccioni. E
le orme, cose, quel tempo là. Mi dicevi prima, però tu hai studiato da ingegnere. Sì, no, sì, anche quello è un segno, è una fede. No, diciamo che in me si sono divise queste due anime, l'anima dell'ingegnere e l'anima del musicista. Poi a un certo punto ho fatto una scelta terribile, cioè terribile per mia madre. Cioè, a un certo punto io nel 1976, non ero ancora, non avevo completato il mio range di studi, mi assunse una ditta importantissima, una multinazionale, e io prendevo nel 1976, quando c'erano le lire, prendevo a 21 anni, prendevo 1.200.000 di rubis, che equivale all'epoca manco o direttore della Banca d'Italia. E però io feci la scelta di inseguire il sogno musical teatrale e mi diedi le dimissioni. Mia madre mi tolse il saluto per 6 mesi, no? Che ve lo dico a fare, ma la parola più piccina fu però poi l'arrivo al cabaret con... l'arrivo al cabaret è stato incontrando degli amici e facemmo il nostro primo spettacolo e fondai il primo gruppo di cabaret che si chiamava Il Cappellaccio, 1975. Poi dico così, quanti anni sono passati? Bisogna stare su assai, lasciamo stare. Meglio che ne cuda. Figurati. E allora, io tenevo appunto, 1976 perché decisi di andarmene dal posto di lavoro, e facemmo questo spettacolo che si chiamava, se non mi sbaglio, Urza Babunza, una cosa folle, e la facemmo in un posto molto bello di San Martino, si chiama Il Punto d'Incontro, c'erano 4 persone, io, una donna e altri 2, e facevamo questo spettacolo che era più ama spettacolo che cabaret, non c'erano ancora i primi vagiti seri napoletani, era il periodo che a Napoli c'erano i sadici piangenti, no, c'erano all'epoca, non mi ricordo se c'erano ancora i cabarinieri, forse ancora i cabarinieri, poi diventati i sadici piangenti perché Renato Rutigliano uscì dai sadici, uscì dai cabarinieri e fondò con Benedetto i sadici piangenti, che divennero Benedetto Casillo, che divenne un punto di forza. E nell'ambito napoletano eravamo 3-4 gruppi, non c'erano ancora i 3-3 che si chiamavano Rottambuli all'epoca. Rottambuli, si chiamavano, e non c'era, non Mirko Setaro, mi sfugge il nome, non Mirko. No, Romano, voglio l'età. Vabbè, comunque, al posto suo c'era Peppe Vessicchio. Era uno dei 3 rottambuli. Cioè, allora, Peppe Vessicchio il direttore. Primo scoop. Allora facciamo ordine. Primo scoop. Tu mi, cioè, io a testo con la mano al petto e con la mano alzata, che quando c'è i 3-3, prima ancora di approdare alla grande platea, avevano con loro Peppe Vessicchio, che se non mi ricordo male lo aveva questo nomignolo da parte loro, Peppa Moviola, perché era lento, cioè, lento nei movimenti. Io poi non ho parole. Scelse di dedicarsi alla musica e poi è diventato il musico. Insomma, attualmente così è un fenomeno nazionale popolare. No, vabbè, io penso che Peppe Vessicchio, che era uno dei 3-3, uno dei rottambuli che era la formazione prima dei 3-3, per me possiamo pure chiudere qua. A questo punto lo invitiamo. Vabbè, ma ci sono un paio di cose che voi non conoscete proprio. No, qua possiamo anche chiudere il libro, praticamente voi non sapete sicuramente che la smorfia non si chiamava la smorfia ed erano 4 persone, cioè c'era anche, no, 5, ci stava anche Enzo Calabrese, quello, la voce speaker ufficiale di Mediaset, quello questa sera, faceva parte dei Saraceno, si chiamano i Saraceno. E quindi il cabaret, poi i primi successi con la Sberla. Il Cappellaccio fu. Il cappellaccio poi venne un impresario napoletano che si trasferì a Roma, cioè, così come ho fatto per la smorfia, dobbiamo cambiare nome. Dobbiamo cambiare nome. E vabbè, cambiamo nome. Ci diede questo nome e noi facemmo, nell'arco di pochissimo, facemmo una trasmissione importantissima, Tandem, che all'epoca era vista come un... era un cult, se vogliamo, condotto da Frizzi. Stemmo un anno con lui e all'epoca c'era Rai 1,
Rai 2, Rai 3 era sperimentale. C'era, c'era Fabio Fazio che faceva Jeans su Rai 3. Madonna. Jeans. Presentava lui, perché lui è stato uno dei pochi vincitori di concorso. Non è che è dato là, ha vinto il concorso come vincono quelli che sono violino. Come presentatore vinse il concorso. E ci fu, fece. E noi partecipavamo a Jeans con lui, perché poi era il periodo che, essendo il gruppo napoletano, eccetera, eccetera, avevamo fatto. Ogni giorno andava tanto a me, ogni giorno. E noi andammo là, noi facciamo la faccia delle zoccole vecchie. Ci fa questo provino il Rude Baldazzi, sarebbe il regista dell'altra domenica. Che non è il Truce Baldazzi, è il Rude Baldazzi. Il Rude Baldazzi era c'era il direttore che era all'epoca era Ettore Desiderio. Queste cose, nonostante abbia un certo numero di anni, ancora mi ricordo. Ma io ricordo noi andammo là e presentammo un paio di sketch. Che facemmo questo provino spinti da questo impresario napoletano che ci cambiò il nome. Ad un certo punto sentimmo sghignazzare una donna che era la vice regista. Che questo scende direttamente Baldacci. Sentite ragazzi, ma voi ce l'avete, noi uguale ogni giorno, voi avete. Noi avevamo quattro sketch. Un nostro amico ci prestò una casa a Roma, che non ti manca la vita, proprio con carcere proprio oscuro, no? Ci prestò questa casa a Roma, cioè, io però è tutto perché tengo, non ci sta pure, no, però con la mochetta a terra. Ci prestò questa casa dove noi la sera, al lume di una camping gas, e poi io mi mangiavo al McDonald's con quei pochi spicci che avevo, e scrivevamo i testi la sera per la mattina. E ci presentavamo sempre con questa gag nuova e companella. E tirammo mesi, e là, mesi. E là per me fu una soddisfazione. Com'era Fabrizio Frizzi? Allora, una delle persone più buone in assoluto che abbia mai incontrato nella mia vita. Io due persone nobili ho conosciuto, nobili. Uno buonissimo, oltre a essere nobile, era Frizzi. Un altro di una nobiltà estrema era Baudo. Baudo è una nobiltà estrema. Poi ci sono quelli là pessimi che sembrano invece buoni, ma quelli non li nomino. Facciamo i nomi, no? Le querele, diciamo, teniamo fuori le querele. Un saluto a Baldo. Tra l'altro io sono nato lo stesso giorno di Pippo Baldo. Anche qualche anno dopo. Illegale. Qualche anno dopo. Veramente si può dire l'uomo che ha inventato la televisione. Oh, quello ebbe a che dire con il tecnico per il piazzato luci, ed ebbe ragione lui. Il piazzato luci andava come diceva lui. Era un uomo incredibile. Vabbè, ed era... Oh, il primo provino Baudo fu bocciato, disse può fare al massimo dei programmi di seconda fascia, sputtano tutti. No, vabbè, diciamo che mi ha colpito molto la puntata del Basement, vabbè non si dovrebbe fare, però... No, però io sono un grande ammiratore, saluto anche Gazzoli, io mi dissocio. Vabbè, possiamo dire un altro podcast dove abbiamo visto Amadeus che raccontava dei consigli di Baudo. Dei consigli di Baudo per Sanremo, sì. E gli diceva, tu devi seguire ogni aspetto, dal tecnico delle luci ai camerini. Non devi delegare. Quello era Baudo. Baudo non delegava nessuno, non faceva la signorina buonasera perché non teneva le tette. Ma guarda, è impressionante era Baudo. E non sgarrava nulla, perché poi aveva una conoscenza del teatro, lui veniva dal teatro Baudo, era un bel pianista. Ora sì. Due palle esagonate. Esatto. Quanto è durata questa avventura con Dandem? Con Dandem un anno, cioè una edizione. Quando è finita? E ma mi stai prendendo... Aspetta, 1980... È quiz, cioè, 85, 86. 86. Credo. Poi dopo... Feci dopo... San Vincent. Ok. Feci 6 puntate a San Vincent, spinto dal presidente dei DJ all'epoca, da Naso, Gianni Naso. E poi noi entrammo nelle grazie di Jocelyn. Proprio nelle grazie, e diventammo amici. Lui ogni tanto che veniva a fare, fu il periodo che lui faceva il milionario, quella trasmissione dove tu dovevi, senza dire che stavi facendo una cosa televisiva, dovevi farti arrivare in stanza in un albergo dei prodotti, delle cose, insomma dovevi bleffare, non dovevi mai fare capire né che era un gioco né niente. Fu una trasmissione che calamitava la gente. Così si chiamava al telefono. Esatto, si chiamava al telefono. E lui, mi ricordo un anno che doveva scegliere sulla costiera gli alberghi dove. E poi lui aveva questo fatto che mi chiamava la mattina quando capitava
e lui partiva ciao stronzo. Spesso lo faccio anch'io con Giovanni. Vabbè, anche lui un po' show slayer. Perché lui a noi tre del gruppo La Sberla, che lui ci adorava, ci dice i tre stronzi. I tre stronzi. Quindi praticamente facemmo questa e lui mi chiamò una mattina, non mi posso mai dimenticare, stronzo, vieni, senti, io adesso arrivo all'aeroporto. E beh, allora ti vengo a prendere con la macchina, quel catorcio, prendiamo un'auto in fitto noleggio. Questo camminava all'epoca con delle carte d'oro, dell'America carta d'oro, che teneva solo Agnelli a parte lui. E aveva un telefonino in macchina che tenevano quattro persone in Italia, che parlava otto lingue. Parlava turco, ma roba lui Justine, io lo specifico sempre perché abbiamo un pubblico di diverse età. Justine è stato uno dei personaggi televisivi più importanti a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. Radio Monte Carlo, anche la Rai, Becchio de Music con Sophie. Justine e Sophie, io mi ricordo ancora alcune trasmissioni, forse sul finale, il gioco dell'Oca. Sì, ma le trasmissioni filmate da lui. Lui vendeva i format alla Endemol, li vendeva lui. Sì, era un grande nei format, era geniale in questo, era unico. Telemonte Carlo anche lo ricordo molto molto bene. Io anni fa ho partecipato a Reazione a Catena e lui era il regista di sì, la trasmissione. Sì. Ha fatto Reazione a Catena. Ho fatto Reazione a Catena, amici, andatemi a cercare. Alla Rai di Napoli. Alla Rai di Napoli, sì. Chissà se vinsi quel giorno. Quello era un altro annoverato fra le persone. Quello era un'altra bella persona, bella. Grandi sono modesti sempre. Quando li vedi pompati sono una mezza calzetta. E oggi sono molte mezze calzette. Ma quindi volendo appunto arrivare ad oggi, quindi. No, ma facciamo un salto pindarico. No, andiamo piano piano. Poi dopo questa esperienza cosa c'è stato? Poi per un periodo abbiamo fatto una caterva di serate grazie a Tandem, che te lo dico, dei posti che poi l'impresario era un tipo burlone, ma ci mandava in certi posti, ma senza un bel giorno ci dice: senti, dovete andare all'Ame di Cortino. Dove? In Italia un cacchio. Dove? Cioè non lo sapeva, l'Ame di Cortino. Noi non esisteva niente. Cioè praticamente dovemmo varie indagini, finalmente una stazione dei carabinieri ci disse sì, Lame di Cortino, ed è Lame di Cortino, frazione di Cortino, quattro sottofrazioni, abitanti quattro, no, forse è andato a quattro abitanti, cioè uno era prete, prete sindaco, l'altro era Salumiere Barbiere, non sai come, andiamo a fare, Salumiere Barbiere, le cose... del tipo il vecchio West, in questi gangster che venne tutto con quattro di noi erano censite quattro persone, quattro o cinque, invece no, che cosa era? Là ogni estate, che era un paese vuoto perché era tutto di emigrati, era 300-400 persone, una con l'altra, e andava a fare questo spettacolo a Lame di Cortino, frazione di. Con le sedie da casa, magari. Non c'era più bello. Vabbè, ma io... Sono originario di un paese di quella tipologia e capisco. In Sicilia non ti dico. Sicilia, dove si trova? Fra tre montagne. No, fra tre montagne. Perciò io dico agli artisti, solo quando vi siete fatti chilometri sull'autostrada, senza tom-tom, siete asciuti, dopo aver fatto otto ore in montagna, in coppa alla nazionale, e poi trovate in un'area di servizio, era l'unica cosa che c'è sta, è un panino con tun e un cappuccino, immaginate l'abbinamento, solo allora potete dire questa parte. Posso fare l'artista. E quindi qua stiamo sugli anni 80, anni 90. Anni 90, diciamo. Dai. Anni 90. Anni 90 avanzati, se vuoi. No, anni 90, perché siamo partiti appunto con tante, facemmo San Benzano, poi facemmo qualche esperienza anche in Mediaset. Poi io incontrai l'amore della mia vita e mi defilai leggermente, no? Che decisi di dedicarmi un po' alla famiglia. Poi intervenne Antonio Ricci, che anche lui ci chiamò per un provino e venimmo presi furono 55-56 puntate di sigla di testa di Estatissima, Sigma Sprint.
Sprint con Roberto Lanfranchi e con il mago Oronzo, con Raul Cremona. Raul Cremona. Che è, signori, quello è di... è un grandissimo prestigiatore, ma è di una simpatia estrema. È un comico proprio naturale, che a noi ci faceva spisciazzare su. E facevo questi pezzi di... la tristezza, tutte canzoni, tutta la saudace. Queste nelle qui. E ci divertiamo a morire. E là avemmo la dimostrazione che quando una televisione è grande, io faccio scipo tinta alla televisione, ma è telecannuccio, però è scipo tinta alla televisione. Alla fine di questo nostro escurso in Mediaset, e noi avevamo tutto, venivamo pagati fior di quattrini, noi ringraziamo Riccio Dottore, che noi dottore a tutti, questo dice, anche a Baudo che si incazzava, mi chiamo Pippo, no, è dottor Baudo, vabbè. Disse, io non vi ho stressato perché so che c'è un Costanzo in vista, non vi voglio premere. Allora noi ringraziamo, diciamo, no, un attimo, io sono contento che voi mi ringraziate, però devo anche ringraziare io a voi. Perché noi siamo una TV commerciale, se voi non funzionavate nelle prime 5 puntate, voi stavate a casa, se ne avete fatte 50, se mi ricordo, è grazie a voi. Quindi voi dovete ringraziare me, che mi avete dato. Io devo ringraziare voi per aver tenuto alto il tono, hai capito? Ecco, e si parla di me, se cadro con la tele Purchianopoli, mi faccio la televisione, ma è quello il periodo, se parliamo degli anni 90, dove è esploso ovviamente e poi il tuo avatar, come lo definisci? Il mio avatar, ecco, esplode là. Che infatti quando Cenci, che quando noi facemmo, poi vi parlo dell'avatar, quando Cenci ci volle regista di Buona Domenica, ci provino sotto consiglio di Peppe Vesicchio. Ci siete da sto gruppo, che erano i Gypsy Fint, no? Allora arriviamo negli studi vestiti da, diciamo, mariachi messicani, e ci stavano in un angolo che, nella pausa, che c'erano Lopez e lì stavano in un angolo, noi eravamo zitti, quindi nessuno poteva immaginare. Okay. Che parte il pezzo, noi andiamo, parte io, è fornuto l'acqua, non si vede più, e di trale c'è vidi Lopez in terra, dove cazzo li avete presi a questi? E quindi poi facemmo la prima stagione come mariachi messicani, poi la seconda dopo 2 anni che ci richiamò Costanzo e facemmo Allora si scemo, che fu devastante. Allora si scemo fu proprio devastante, che il primo anno fu con Che Calore, che dice quello Costanzo sente sempre caldo. Allora voi dovete essere il ventilatore di Costanzo. Quando lui dice Che Calore, dice Che Calore, me la ricordo un po' questa cosa. E quindi queste. Allora l'avatar, Ernesto Afforia, non so se voi sapete chi è, veramente. Come personaggio, diciamo, mitologico. Un personaggio mitologico, cioè questo era il guardiano dei diurni dei cessi che stavano a Via Foria. Esatto. Ora, perché Ernesto Afforia? È un sillogismo. Dato che questo nasce in seguito all'invenzione della canzone, che poi vi spiegherò come nasce, sono galleggiche e fra, anche quella è una storia folle. Perché nasce Ernesto Afforia? Nasce come fustigatore della cattiva, perché non tutti, ma una buona parte dei neomelodici per me sono dell'attrice, diciamo. Un saluto a tutti i neomelodici. L'Associazione Italiana Neomelodici, una quota di neomelodici, sono proprio un'attrice. Allora, dato che Ernesto Olatranar era il guardiano delle latrine, io essendo il maior, io ero il guardiano delle nuove latrine che erano quelle che sporcavano la canzone napoletana, per sillogismo che vi tende a vedere. E come nasce, sono galleggi che fra, come nasce Ernesto? Stavamo andando a trovare, io e Bruno Lanza, un amico non so dove, stavamo sulla flacca, sai quelle cose, no, però stavamo andando all'imbocco del vecchio ponte del Garigliano, non mi ricordo se c'era ancora il vecchio. Stiamo sentendo una canzone, ma se ne va a mamma, perché non si capisce mai. Capurio, la purità di casa, dicendo, chissà che fa Bruno Lanza, che è una delle più belle penne che abbiamo, no. Fa, ma secondo te, che capisce? Ma sente un rumore, come se fosse musica inglese. Cioè, perché non facciamo una bella cosa? Scriviamo una canzone.
che non significa niente. Però c'è una grande musica, è là, perché io poi là esce fuori il musicista. Se voi spogliate delle parole, se voi siete le basi di Ernesto Sinfonia, ma non perché sono bravo, che io ho spinto sulla, come gli squallor, cioè tu più una cosa è cialtrona, più la devi rendere credibile. Esatto. Se no non funziona. Infatti Rambo Can, io l'ho pigliato che era, ci ho fatto un arrangiamento alla Morricone e se tu lo senti che cazzo ha combinato questo, con una soprano dentro, e là diventa ancora più comico, perché con quel testo io ho fatto, c'era una volta in West, capisci? Allora tornando a facciamo, scriviamo sopra legge che fa. Come nasce la tecnica di Ernesto? Non tutti la conoscono. Ogni frase ha un suo senso. Compiuto, eh? Quella di dopo ha un suo senso, compiuto, ma non c'entra niente con quella di prima. Però se tu canti una appresso all'altra, pare che sa che sto cantando niente. Non va assolutamente nulla. Allora la prova del nome fu fatta con mio zio giudice. Mettete, in una stereosetta, all'epoca non esistevano ancora i CD, non erano molto in bocca, mi ha un baglione, con tutto il mio stesso, e se mi dava male. Una mini minore, certo, di Manassero, venga via, è bello, sai, non lo so, c'è, bellino, ma tu una rete, tu una rete, bella melodia, ma, ci vuoi scendere, tu una rete, la devo, tu una rete, 4, 5, c'è, non lo so, c'ho solo, ho solo invecchiato, ma mi sa pare che sta, mamma pare che non sta cantando manco cazzo. E questa fu la prova del nome che il personaggio funzionò. Nacque un po' alla neomelodico trash, con il coso con la ricoli, faceva il verso a un neomelodico, con questo chiodo, eccetera. Amava Cao, nacque. Questa situazione. No, Amava Cao, e io mi chiamavo Ernesto Afforia, una parola, diventò Ernesto Afforia. E insieme a me cantava, come cantante di Giacca Renato, che impersonificava un certo Armando Scangianese. Nella parlese, Scangianese significa proprio una chiave, no? Armando Scangianese, il nuovo Scangianese. Renato Rutigliano, stiamo parlando di Renato Rutigliano. Di quello che ha inventato il cabaret a Napoli, cioè mostro del cabaret. Mi meraviglio perché non ci sia un premio Rutigliano a Napoli, lasciamo stare. E quindi lui impersonificava e cantava Samantha, è un nome che ti sa abbastanza bene. Cioè ho quest'altra versione, tutto in bianco, e cantava Armando Scangianese, e avevamo le due note comiche. Poi un regista di una televisione importante di Napoli decise la nuova Miss di Ernesto. E beh, diciamo il nome. Enzo Coppola, a cui io sono molto grato, perché creo, cioè, gli devi creare una connotazione. A che io creai la congiuntivite, cioè Ernesto dice tutto per bene, sbaglia sempre i congiuntivi. Sarei un pazzo se non ve lo direi. Ma questo nasce da una cantante. Ok, se tu mi vuoi, sarei una pazza se non ci verrei. Io andai dal direttore della serie, se voglio essere depennato dalla SIAE. Cioè, perché, scusatemi, è perché se voi passate un testo, ma quella è licenza poetica. No, non è licenza poetica, è ignoranza profonda. Anche licenza elementare. No, ma poi tu vai a, come fai a dire a una ragazzina che segue, perché era molto seguita questa canale, che ora non è più, e che dice se non ci verrei, che la maestra dice non ci venissi, e perde. Dice maestra, ma con quello che canta se non ci verrei, e vince lei, la maestra perde. Comunque, vabbè, e questo è un altro aspetto del come... Che anche appartiene anche un po' al nostro mondo, perché è stato ripreso da Rosalia Porcaro, che salutiamo. Appartiene al nostro mondo, perché anche noi non sappiamo usare i congiuntivi. Anche questo. No, Rosalia ha preso il che era proprio... Natascia. Merolla, se non mi sbaglio, che si chiamava la canta... No, però il nome d'arte non me lo ricordo. Comunque andava forte. Comunque, insomma, queste... E poi, appunto, ci nota Coppola. Noi veniva da Amava Cao, che era una trasmissione che diede molto fastidio a Telegaribaldi, fatto proprio che centesimo Amava Cao. E c'era la corazzata a Telegaribaldi con Danciò e con De Roux. E un giornale si prese la briga, se non mi sbaglio, di fare il confronto delle due. Chiaramente faceva ridere a me la cosa che stavamo combattendo, però cominciò a dare fastidio. Allora, dato che Coppola era uno di quelli che... ve lo ricordate il mediano del Napoli che fu comprato dal Nando De Napoli?
No, non guardare lui perché lui il calcio. Grandissimo! Allora, lui fu comprato dal Milan, ma mica perché gli serviva, perché lo doveva togliere al Napoli, esatto, che gli dava fastidio. Ecco, Coppola aveva questa bella tecnica che c'è il, c'avevo il nemico, è meglio che c'ho. Ah, poi ti metteva in panchina, però nel momento ti aveva tolto dall'etere. Ma Macao che ha respirato a Macao, che era proprio la paraculata di una delle trasmissioni più importanti di Gianni Boncompagni. Infatti noi facevamo le canzoncine, che poi le scrivo tutte io, che duravano 40 secondi, che erano degli spaccati della società. Ti chiamavi Caetano, ma ti chiamano poi Cartil, oppure foto come sei bella, e tutti quanti invece che e facevi girare la coppa a 16, no? E quindi ci stava e poi funicolari riprende pesantemente, era il seguito nobile di Macao. Lui che fa? Lui ci toglie l'emittenza privata e ci mette in panchina. La cosa cominciò perché non ci prese proprio, ci ce lo hai. Allora noi dopo un poco cominciammo a fare capire che ce ne volevamo andare da Germanesi. Appena lui seppe che noi stavamo andando a CRT, cioè, talo, e ci fece fare, ci diede il programma. Il nome lo creò Renato, lui aggiunse la K e venne varato Funiculi Funicula. Ma vi dico la chicca che voi non sapete e che non sa neanche Danjo. È che serve, noi aspettiamo allora, solo queste cose. Vanno via per loro scelta, per... per quale motivo, per problemi loro, decidono di non replicare un po' all'arbore Tele Garibaldi, e resta questo ecco, a questo annuncio il Boom Coppola pensò di sostituire Funiculi, cioè di metterlo al posto di Tele Garibaldi, trasmissione nuova, comunque là erano due mostri, Dancio e De Luca, era una corazzata. E l'impegno era notevole, però noi avevamo dalla nostra, avevamo Antonio Michele, avevamo Renato Rutigliano, avevamo un bel po', e poi avevamo la forza delle canzoncine che era vincente. Bene. A che un bel giorno io vado, senti Faccenza, ma noi volevamo vincere, stravincere senza pietà. Faccenza sì, che lui mi ascoltava molto. Tu ci avvia a Biagio Iz. Chi Bibi chi lo corrente? Ancora non era uscito Biagio, Chi Bibi corrente? Ma quando che erano Bibi e Cocò. Bibi, ma quando no, chi lo corrente? Lo viene romano? No, vabbè, io te l'ho detto. Io secondo, perché tu non lo sai, io sai, c'è buoni chi è realmente, attenzione, che non via. No, siamo buoni a così. Che facette coppa? Fette come un cornuto, ti a casa e ci pensai. Io andai qualche giorno dopo, bella metafora, un saluto sempre a Vincenzo che noi invitiamo, no, sempre come? No, che c'entra, mica lui, dico, no, si dice a Napoli facetto con me un curduto e a casa e ci pensai. Coppola lo sa, non mi può smentire, questa è verità incontrovertibile, perché ho i testicoli, cioè i testimoni. Allora praticamente io me ne andai scornato, guarda un po', fuori ci stava Bruno, c'è te che ti capi in brella, chi sa, bunda, e ci faccio. Torniamo dopo un paio di giorni e io mi trovo, un attimo il direttore sta parlando e vedo di spalle Biagio, e vedo di spalle Gianni, no, Biagio solamente, anche dico, sei convinto, fa giro, sto brutto, fa, entro. Allora, io a dire però ci ho pensato. Ma la GPA tra la GPS insieme a Gianni Simeoli e faccio fa Tele Garibaldi. Ricordo, perché non me lo dà a me? No, ma che così rinfreschiamo Tele Garibaldi. Quindi questo è stato il perché Biagio sta là. Questo non lo sa nessuno. Perché io misi la pollice nell'orecchia, però non ci andavo. Biagio Izzo era a Macao di Gianni Boncompagni, esatto. Quindi tutto ritorna. Tutto ritorna. E Funiculi Funicula, lì vabbè. Ma per lui, per Enzo però era BB Corrente. Lo vedeva, perché lui, in effetti quello aveva fatto. Quello è quello che aveva sfondato tutto. E Funiculi Funicula, tu quindi facevi anche coppia con appunto il grande Renato Rutigliano. Rutigliano che facevamo Frank e Stein. Esatto. Frank e Stein, che poi che il primo nome fu Frank e Stein, che era una calambur, Renato era un mostro sui calambur. Frank e Stein, Frank e Stein. Prete Pano. Prete Pano, così io ci ho curato le musiche di queste canzoni, di queste
queste favole rieditate in dialetto. E quindi, mentre invece in quel caso, dato che nacque, era Frankintosh. Con il marchio della Windows, però era Macintosh, però era, ed era, e uscivo con questa tuta argento. Non ricordo. Con il, il cammello paralitico, paralitico. E quindi facevamo questa cosa. E lui era il professor ma ricordo come veniva chiamato, che tentava disperatamente di far funzionare questo drone. E tu come salutavi quando eri? E le varie modulazioni. E là nacque la prima formazione dei Gypsy Finte, che era eccetera eccetera. E eravamo 5, poi era tanto via. E là si attestò pesantemente il personaggio di Ernesto Afori. E là nacque, io imparai una cosa. Io avevo altri pezzi già pronti, però no, dobbiamo fare guarda, ma questi ci mandano a fanculo. Cioè, dopo una settimana, cioè, cazzo, è nata la settimana. È così. Si chiama, dice, è uno studio fatto. Tu alla gente, il giorno che tu cambi, dice, perché non fai il fravolo oggi? Troppo un mese. E così fu. Però io tenevo gli altri calibri pesanti. Ferramenta, aiuto, esito, eccetera, eccetera. E quindi andai e venne, quella fu una trasmissione folle, perché non era, era impropriamente una registrata, era una differita, cioè non c'era magari in tempo reale come se era una diretta, e io tenevo 8 persone, perché per cambiare da Gypsy Finte o all'inverso mica era facile, poi mi truccava, e fu molto felice, facemmo mare di serate, me lo ricordo. E i Gypsy Finte invece come nascono? Nascono, stavamo a casa. A casa mia c'era Renato con me. Noi avevamo scritto per Aurelio Firro, lui voleva rimettersi di nuovo in gioco, e gli scrivemmo Pappari Pappara, che non era come quella che voi sapete. Era in tempo, era uno solo foxtrot, che era nelle corde cioè lui era proprio un uridanciano come personaggio, un grande interprete, ma uno che aveva cantato la pizza, quindi era terreno fertile. A lui piacque un mare questo. Ci chiamò dopo qualche mese Marisa, una donna che io adoro e che ha grande stima di me, bontà su, la moglie sarebbe Marisa Fier. Certo, sì, Aurelia, papà, tu puoi fare niente, giù, tienatela, cantatela tu. E noi la presentammo nei primi spettacoli, io e Renato, che facevamo duo sul palco, facevamo qualche gag dei Satici Piangenti, e io riuscii a non fare rimpiangere Benedetto, perché non avevo un'altra tecnica, un altro impatto comico, per cui non è che io scimmiottavo, avevo una mia versione del ruolo di Benedetto, un po' più schizofrenico, mentre Benedetto è un comico lento, io sono un comico schizofrenico. Stiamo parlando di Benedetto Casillo. Benedetto è un comico, quelli che io dico sono comici lenti, quelli che ti vanno a schiattare con la battuta appostata piano piano, io sono schizofrenico e quindi non... E quindi presentai questa, e fu anche apprezzato, e cantavamo questo Pappari Papparà. Un giorno a casa mia, in da cucina, stavamo davanti, proprio stavamo parlando, e annazzami, non potrò mai vedere, c'era un sirio color purpura, quello lì color mattone, quello rossagno, il sirio della TV. Ma secondo te, ti immagini come andassero i Gypsy King Pappari Papparà? A me venne da lì, cioè, ma chi ne so che i Gypsy King? Lui siamo finta, ma se potessimo fare i Gypsy Finte, cioè, che bella idea, ma chiamai Bruno, siente, ma se i Gypsy King cantassero Pappari Papparà, ma non cantassero loro, e cantavamo noi che siamo finta, non siamo più Gypsy King, ma Gypsy Finte, bro! E nacque i Gypsy. Che poi Pappari Papparà, a parte che è un arrangiamento stupendo, sembra una canzone di Santa Esmeralda. Grazie. Esatto. E il testo però è anche un po' amarognolo. No, il primo testo era diverso. La prima formazione per gioco dei Gypsy Finte era con Bruno Lanza, Geppi Bombardi, attenzione, Renato Rutigliano,
Antonello Rondi e Francesco Calabrese. Ah no, pensavo anche Beppe Vessicchio che si tornava. Francesco Calabrese, che è, diciamo, pazzare. Infatti ho questo video che sta scritto anteprima condominiale e il pezzo non parte con quell'incipit, parte con l'acqua è poca e l'oca non galleggia più. Tangentopoli ha pulito qua e là, non potimmo finalmente entrare alla zaa. Poi Bruno cambiò in è fornuto l'acqua e non si beve più, si è fermato a giostra e non si giri più. E poi e il calambur, che è maestro, lui era un maestro Renato Lugliano di calambur, mi disse è campamma papparì e campamma, che non è papparì papparì altro, e cambiamo per apparire e cambiamo per apparare. Alla fine siete finiti anche, e questo è un momento che noi aspettavamo, il Gypsy Pinta è un film che noi adoriamo, io l'ho visto, Andrea non ancora, che è il grande, a parte quella che l'ha trasmesso in un film che è caldo, no, che no, è no, parentesi tu. No, orrore, perché io mi vergogno come un animale. Io mi vergogno, fatti conto che c'era il distributore di DVD. Io l'unica recensione, posso dire una cosa in inglese, UCES, che ho letto sul nostro conto è stata quella della nostra partecipazione, che non mi spiego perché, quella fu una follia. Ci chiama la Contessa de Blanc, bella e buona, ragazzi dovete venire subito dobbiamo fare un film, bella e buona così, sì, vestitevi, cioè come fa a fare un film bella e buona, sì, mettetevi in macchina, venite, siamo a... in Calabria, sì, era in Calabria, punto Vaticano, Capo Vaticano, in questo resort. No, no, dovete, allora, pazzi ancora più di lei. Ci imbarcavamo in da casa così, questi. Arriviamo là e c'era un certo Lunella. Michele Lunella, che è il regista. Che si presenta, che già ci aveva visto a Canale 34. Dice, allora ragazzi, allora. Adesso vi spiego che dobbiamo fare. Vestiti, adesso andiamo in scena. Come fa? Almeno un minimo di contesto, sapete come fa? Spiego poi. Allora, si tratta che è una, voi siete stati in una situazione, ci trovate in un ambiente dove si creano delle situazioni dalle quali nascono delle cose. Cambiate che situazioni, che cosa? Come fa? Vabbè, fai una cosa, parte il copione. Arriva questo con due fogli in A4, che era il soggetto, che già fa questa cosa? Ma voi improvvisate! E infatti è uscito veramente un vero e proprio cesso. Fatti conto, mi chiamò Centomani il montatore. Mi chiamò il montatore del capolavoro. E vado al suo centro, Luca Centomani. Perché è tutto in elettronico, ma senza numero, ma tu sai che cosa? No, perché come mette sempre dalle quanze, capisci? Manco quanto. E fu montato a sentimento quel film, perché non si sapeva e non c'era una consecuzione logica. L'arte funziona così. E ricordo come ieri la telefonata di quello che fa il professore, di Enzo Fischetti. Ma tu sei da Breari? No, non ci sono da Grande Enzo, che salutiamo, Enzo Fischetti. Enzo fece una dichiarazione in questa conferenza stampa pietosa, dove a un certo punto fecero delle domande. Io mi posso... non parlo se non in presenza di mia, poi perché la buttavamo su lì. Disse che cosa hai da dire? Io ho un solo grande rimorso, il fatto che è il primo film di Eva Engel non da pornostar, sono capitato malamente. Penso che chiusiamo in questo modo. Poi c'era una Flavia Vento, sì. A un certo punto cominciò a farci delle domande che ci guardavamo in faccia, io, Bruno... Ma che non hanno rimasto in dubbi perché si cassa anche se... Giovanni, ci diamo un po' il cast così magari diamo contezza. Allora, c'era la Karim Capuano, ricordo. Sì. Barbara, la sorella del Mutanda, della... Mutanda c'era Zekila. C'erano entrambe le sorelle decise, sì, tutte e due. Tutte e due, bravo. Tutte e due, c'era anche la sorella mia. Poi Pippo Pelo, che lo ricordo. Che non sapeva che cosa doveva Pippo fare. Non sapeva anche Pippo Pelo. E poi. Alla fine ci fu anche il passeggiatore,
il paragnosta, il Giucascasella, un Walter Duroa, insomma, ed Eva Enger. Che però faceva la monaca di clausura in quel film. Io l'ho visto tanti anni fa, ma io l'ho visto quel capolavoro. Non dico come me lo procurare. Se lo prese quello del mi chiamai chi lo laga affittava e dici sì, no. E mi fa vedere questa locandina del film con noi tengo pure la DVD, ma io ce l'hai, io la vorrei comprare, faccio no ma chi no mi dà vendere e la locandina vabbè da regale e ho distrutto tutti e due. Li ho proprio distrutti con un Sabba Nero. Ma secondo me per questo è introvabile. Questo non l'ho visto allora. Non l'ho visto. Mannaggia tutto. No, tanti anni fa si trovava ancora in versioni un po' profumatine. Però. Mamma mia, adesso... io credo che dall'invenzione dei fratelli Lumiere non sia mai stata fatta niente. Niente di peggio. No, niente una di cosa di... è stata fatta peggio. Ma ci parlavi di Costanzo prima. Qual è la fagli dire cosa è davvero curioso. No, c'è un altro film, si chiamava Nel segno dello scorpio, una cosa terribile. Però tu non c'entri. Non c'entro, quindi è una cosa. Coscienza pulita. Quasi, sì, quasi simile. Forse un po' peggio. Ma... Vogliamo parlare, magari ci racconti qualche aneddoto su Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo era compariva all'ultimo secondo, noi non lo vedevamo mai. Però era in tutto un blocco, diceva quattro parole, cinque. Però quando entrava negli studi la moglie, lui era letteralmente soggiogato soggiogato proprio. Era una coppia molto molto unita, penso. Sì, credo anch'io. E degli altri personaggi che orbitavano a Buona Domenica, ti ricordi? Allora, io ricordo Costantino... Che ormai citiamo ogni puntata. E Interrante, Daniele Interrante, l'altro, che erano i due che la parte... E quando noi creammo quel cult di allora ci scema Costantino voleva venire con noi perché noi eravamo a quel punto quando noi cantavamo lo studio bolliva letteralmente i due uno è morto adesso come si chiamano i figli d'India se ne andavano ballando con le postazioni, era una cosa molto bella e io dissi una cosa ricordo perché lui aveva degli atteggiamenti un poco da grandivo. Senti Costantino, tu lo sai perché dopo tanti anni io sono ancora qua, non alto, cioè, in affratti, perché io non me la sono tirata quando ero, non mi sono depresso, ho avuto un profilo standard, se tu ora, tu puoi anche tirarti delle antipatie, perché magari qualche atteggiamento tu non è degno, però ora ti devono dire di sì. Ma quando tu scenderai, quello che ti dici di sì adesso ti dà un calcio in faccia se ti vede precipitare, fa un'ultima botta. Perché certa gente non sa che bisogna gestirle le altezze. Non sono tutti in grado, ci vuole cervello. E io lo dedico questo ci vuole cervello ad alcuni amici che attualmente calcano. Io una persona che ritengo sia una delle persone più buone in gamba e di quelle che non se la tira e potrebbe, è un cantante ed è Andrea Sannino. Andrea Sannino, come lo vedi così lo scrivi, una persona bellissima, come una persona bellissima il suo pianista Spenillo, come il suo Pippo Sesoldo, è un team bello e questo spiega perché si arriva a c'è. Secondo me. Diciamo nulla mai per caso. Però tu sei venuto qui con una notizia per me, Andrea. Esatto, che in uscita c'è. Sì, allora io sono uno prestato alla come dice l'editoria. Uscirà un libro da qui a un mese perché una persona. Cicci Serra, che io saluto, è una persona amabile. Se fosse nato nel Medioevo sarebbe stato Lorenzo il Magnifico. Sa, quelle persone che mancano oggi, un bel e proprio magnate, no? Dialogavamo su Facebook, a un certo punto rivenne preso, che poi non ho mai sempre scritto solo comico, ho anche scritto delle cose tu, ma mi avrai letto qualche volta nel tempo, sì, alcune anche toste. Allora, si innamorò di questa penna... che andava zazzariando un po' di spazio, cioè, portami un po' di materiale.
lo fece leggere ad un editor che si innamorò quando al suo e decise di far uscire questo libro, che poi sarà una sorta di libro con dei QR code, perché quando c'è il pezzo più da il carico da 90, il carico a o 55 a spada, 55 a ora, c'è il QR code che si collega alla mia recitazione su internet, cioè chi vuole sente quel pezzo recitato da me con la base sotto, chiaramente, e sono quasi sempre cose molto oniriche, particolari, sogni dove io incontro mia moglie, cose molto particolari, è molto dedicato a mia moglie questo libro, ma non nel senso di nel senso propositivo, bello, cioè io non l'ho mai vissuta come una persona che non c'è più, è una persona che c'è e che vabbè, ma non voglio fare scendere il tono. Molto molto bella questa e si chiama ha un titolo provvisorio che credo resti, che si chiama Non mi sento molto bene e forse neanche voi e ci sono io con questo mio avatar e abbiamo deciso di fare, non abbiamo ancora deciso la grafica, perciò sto un poco traccheggiando, ma esce fra 20 giorni, poi vabbè ne parleremo. Il momento libro? Parliamo dei libri, ritorniamo a questo fantastico... Quando arriverà il momento, ti do un attimo, quando arrivi il libro dobbiamo... Sennò io mi lancio all'anatema di Ernesto e poi vi cadono in palla. Noi forse già ce l'abbiamo un anatema addosso, esatto. Lasciamo stare. Esatto. Basta grattarsi le partini. Non basta. No, diciamo... Si sono consumate. E, amici, bellissimo momento libro amato da pochi, ma noi continuiamo a proporlo. Tu ci dici un numero, noi apriamo la pagina di questo libro che Hanno tutti ragione di Paolo Sorrentino, un collega possiamo perfetto, dire. Dico questo cosa, è un numero. 2500. Mi sa che non c'è. 60. 60. Noi prendiamo una parola di quella pagina. Che fa il paragnosta qua. Io no, sono sparagnosta. La parola è bugie. Bugie, bene. Cosa vuoi dirci sulle bugie? Sulle bugie si fonda il mondo. La verità è sempre nuda. La bugia tiene la camisa, la cravatta, gli scarpelli. La bugia è... specie se poi trovi quello che te la impapocchia per bene e la fa diventare verità. Diceva il mio avvocato, tre indizi fanno una prova, tre bugie diventano una verità. Dipende come le dici le bugie. Ma c'è tanta gente che ha vissuto su finte verità, che ha avuto la capacità, però bisogna avere memoria. Per le bugie bisogna avere molta memoria. Se hai memoria puoi farla diventare verità, però devi essere pronto alla domanda trabocchetto, devi essere sempre freddo. Se riesci a tenere per molto tempo una bugia a un certo livello, può anche diventare verità, con disprezzo per quelle che poi... Puoi darti anche alla politica, per esempio. No, beh, la politica non appartiene alla verità, ma non si può fare politica con la verità. Puoi mai dire a un popolo stiamo guaiate? E chi le mangia a Murz? Si dice una cosa, ma non si può dire. La verità è una certa cosa, riesce a tutte parti. Diciamo che la verità può essere anche, può diventare anche paradossale, ed è il caso della comunicità nonsense, che diciamo, secondo me, il tuo paradigma. Sì. Insomma, ti volevo chiedere un'opinione, perché ce la chiedevamo quando ci siamo preparati questa puntata di Andrea, un'opinione sulle nuove generazioni, soprattutto su quello che è il nuovo fenomeno della comicità nonsense. Il numero che... uno secondo me oggi è Angelo Duro, non c'è niente di meglio. Angelo Duro. È il numero uno in assoluto. Il resto urla, sfrutta chi era prima e da terza fila, che a me infastidisce. Io per esempio c'è un... non potrò fare il nome per ovvi motivi, però sappiate che io mi sono tolto lo sfizio di dire ad una selezione vattene non mi fai ridere. Oggi è un nome. Si è creato il nome, ma e continua a non far ridere e non far ridere più nemmeno più a tanta gente che gli stava dietro. Non posso fare il nome e voi non lo farete. No, ma no, avete no. Capito di chi parlo. Io se devo eleggere un mio mito oggi è assolutamente... lui riesce a dire delle cose talmente feroci. Angelo Duro, ovviamente. Angelo Duro, ferocissime, ma che poi se tu gratti gratti vedi che sono cose che pensano tutti. Lui ha la capacità, la forza e il pubblico che lo applaude per dirle pubblicamente.
Non so, avete mai visto uno spettacolo? Sì, sì, è la, diciamo che è l'evoluzione finale quasi del cabaret. È una stand-up, è la vera stand-up italiana. Quella. Poi ci sono dei comici che hanno avuto dalla loro la fortuna che, fuori, che intorno c'era terra arida e a quel punto tu in una corsa di paraplegici uno zoppo diventa Pietro Mennea. Ma non è che sia Pietro Mennea. Vabbè, sì, diciamo che poi, è cambiato il panorama. È cambiato sapete il panorama cos'è? Qual è la mia grande forza? Quella che posso di tutto quello che... stando attento a certe persone, certo. Eccetera. Però perché il mio l'ho fatto. Quello che ancora riesco a fare lo faccio, faccio quello che voglio, non quello che mi dicono di fare. Io mi sono tolto lo sfizio di dire di no, una grande trasmissione di comici napoletani, anche questo tacerò, ma voi comprendere. Perché ho detto no, te ne puoi e mi hanno tu sei un po' stand up comedian comunque poco sì, diciamo allora io poco cabaret considera che io a parte Ernesto io ho uno spettacolo di cabaret dove parlo ma pure Ernesto non canta solamente Ernesto fra una canzone e l'altra parla, dice cose assurde ma parla. Che consideresti a un ragazzo che oggi fa stand up? Innanzitutto di farsi una bella cultura perché la base sentite l'ho scritto ultimamente avete visto questo prolificare di Pulcinella in giro perché di Pulcinella è un'idea è una maschera un mito oggi cioè non basta mettersi una maschera nera in un filo in un camicione bianco per dire e fai ci vuole una spostura perché scelgono la via breve perché è facile comprare una maschera è facile vestire un camicione bianco come pure il clown di quanti artisti di strada sono artisti di strada di questa cippa l'artista di strada è per dirti è madonna amico mio oggi proprio non mi va Pier Macchie. Perché Pier Macchie è professore di mandolino, ha scelto la strada, ma l'ha scelta lui. Invece sta quello che va per strada, perché solo là può andare, se no gli dino le sediate dietro ai reni. Scusate, io sono truce, ma sono così. Certo, ma vabbè, ci sta, ci sta. Il circense lo devi fare, però sapendo fare il triplo salto mortale e sei circense. Se no uscire con tutte... no, non è così, sei solo un buffone. Non fai ridere, a me non fai ridere. Che quale cosa consideri, specialmente per la stand-up? La stand-up richiede cultura. Beh, sì. Anche se è alla pari della, se vogliamo, del rap, non del trap, il rap è tanto quanto lo leggo, il trap non dà. È il linguaggio di strada, cioè. Però la stand-up invece tu devi parlare, non devi... Io sai, devi toccare il sociale, non solamente. Non è facile, perciò non la fa nessuno. A parte che non la sa fare nessuno, tranne Angelo. Quindi questo è il presente. Se vogliamo invece guardare un attimo indietro, tu fai il genere della canzone umoristica, no? Che... Io sono un appassionato di. Io sono un cultore della macchietta napoletana. Esatto, perché è una grande tradizione, soprattutto a Napoli, la macchietta, sì, Renato sì. Carosone, eccetera. Sì. Tu in generale ti sei ispirato dei modelli? Noi allora dal punto di vista di come procediamo, come che vengono di getto, noi siamo molto a cavallo fra Carosone ed Arbore, diciamo. Lo stilema è quello di Arbore, quei profumi, e i contenuti sono carosoniani. Questo l'ha scritto anche ascoltando un nostro disco, l'ultimo CD prima di scioglierci, non perché, perché ormai era fatto il nostro tempo, di Gypsy Finn. Lo scrisse Federico Vacalebre, dove consigliò addirittura ai suoi lettori compratevi il disco, quello è uno tosto, per entrare nel bravo bene visto di quella c'è essere. E lui ci onorò di un bell'articolo dove ci accostava ai profumi di Carosone, alle sonorità di Arbore, questo come Gypsy Finn intendo, no? Invece io come Ernesto io ho seguito la carovana degli Squallor, cioè molta pompa
alla componente musicale per rendere credibile la follia del personaggio. E poi sempre misurato, Ernesto non sbraca mai, non dice mai una parola fuori posto, tranne i congiuntivi che non ingannano. Come dice Ernesto, per esempio, tu, per esempio, voglio citarne una, quando gli dice, lei va mai al mare, cioè lei va, io vorrei andare al mare, ma purtroppo sì, ci vado, ma non riesco mai a farmi un bagno per bene, vede? E io mi allontano sul bagnasciuga, continuo, ma non sono in grado di, perché dopo aver fatto varie centinaia di metri non riesco a scendere neanche di 2 centimetri e me ne torno a ricevere. Quest'uomo che arriva a pensare di poter camminare sulle acque, cioè perché c'ha questo delirio di onnipotente, quando dico, maestro, lei piacerebbe a lei essere più alto di 10 centimetri, ma quanto sei stupido, io sono già più alto di 10 centimetri. Cioè, queste risposte spiazzanti. Lei le donne le danno, cioè il suo rapporto con il sesso, qual è? Buongiorno, buonasera e passi. Cioè, questa è la filosofia. Questa è Frassica, che un altro, questo è il tipico di Frassica. C'è molto di Frassica, in Ernesto. C'è uno scompenso mentale proprio. Io invece vorrei essere ricordato The Voice, cosa, la Tigre di Cremona, la Pantera di Cori, vorrei essere ricordato come il Merluzzo di Castellammare. Credo di aver parlato Andrea, guarda, volevo soltanto fare una chiusa, vabbè, celebrando e citando due persone, tu l'hai citato diverse volte durante questa puntata, Bruno Lanza, che è il tuo Bruno Lanza è il mio coautore per eccellenza. Esatto. Autore di, ad esempio, Mentecuore. Mentecuore, autore dell'Asilo di Imposta al Sole, ha anche scritto per Andrea Bocelli. Ma anche Maradona e Megli Pelé. Maradona e Megli Pelé, attenzione, la canzone più cantata al mondo dopo O Sole Mio l'ha scritta lui. Scritta, e mo lui lo specificherà in un libro che anche lui. Noi siamo stati accomunati sempre da un destino comune, anche nelle disgrazie, anche nelle tristezze. È come se vivessimo una sorta di mondi paralleli. Che calore è nata in 3 minuti, nel tempo reale della canzone. Cercavamo la seconda perché c'era papparì papparà e dovevamo fare una cosa in un locale. Ci serviva un altro pezzo. Bruno steve stravaccato, all'epoca non c'era ancora periodo di consigliatura. Allora, Bruno stravaccato, a casa fa, che calore, rappicciato, rendiato. Questo fu, Bruno Saglimbo, che nacque in tempo reale. Io al piano e lui a... E invece l'altro, appunto, Renato Lodigliano, che pure abbiamo... Quello era inglese, citato, era inglese proprio. E me faceva impazzire durante Funiculi Funiculà quel segmento Onore e Guapparia. Onore e Guapparia, di cui la voce fuori campo è mia. Tu facevi anche la sigla. La sigla è mia. Acelle a casa mia. Acelle a casa mia, Onore e Guapparia, e mi ci passo sangue, mamma. Di lui, che era una parodia di Mario Merola. Ma lui era proprio Perola. Che aveva una concezione etica della malavita, e poi questo che era pronunciato, questo commissario che non riesce a fare come in nessuna maniera, spiegatevi meglio, io quella è una trasmissione che rimpianga, che avrei voluto fare. Vinse anche un premio all'epoca, 1000 canali, fu un premio che ci fu sottaciuto dal grande capo, perché dato che non era una creatura sua ma era una creatura nostra, e ci fu sottaciuto, lo scoprimmo per combinazione. Premio 1000 canali era il premio dato alla migliore trasmissione, al migliore programma messo su Rete Libera in tutta Italia, però. Bella soddisfazione. Sì, ed è richiestissima dalla nostra community, ovviamente. Onore Guapparia. Bella. E quindi siamo in chiusura. Siamo ai ringraziamenti. Spero di essere stato esaustivo. E invece ti ringraziamo perché è stata una puntata bellissima. Lunga. Io ringrazio e noi ringraziamo Venere Federico. Dio l'abbia in gloria. Scusami, come dicevo, ma è tardi. Eh sì. Che ci ha dato questa opportunità di registrare appunto negli studi di Telecapri. Ed è un'emozione, io personalmente sono proprio emozionatissimo. E quindi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove avremo ospite il cane di Dammo Cane di Enzo Romano, ce l'hanno richiesto. In esclusiva per noi. E ricordate che non c'è sta, come dice Ernesto nel prossimo pezzo che non è ancora uscito, non c'è sta manca una pescherina e pescheria. È proprio la chiusura ideale.
Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.